Nel Daytime di Amici 2022 di oggi è andata in onda una bella chiacchierata tra Maria De Filippi e Luigi Strangis. La conduttrice da qualche giorno è protagonista dei Daytime con la sua voce perché chiacchiera con gli allievi. Anche per farli conoscere meglio. La scelta è ricaduta soprattutto sugli allievi che parlano meno rispetto agli altri. Infatti ha parlato con Sissi, Alex e oggi Luigi. Gli ha chiesto come va il percorso, come si sente e tutte le sensazioni legate al serale e non solo. Per esempio, gli ha anche fatto domande sulla vita in casetta e così Luigi ha parlato del distacco da i due cantanti hanno litigano spesso ultimamente. Luigi ha fatto notare a Maria che Alex spesso rimarca alcune cose e lancia frecciatine. A questo punto la conduttrice ha domandato come fa a non reagire, notando che Luigi riesce a controllarsi. L'allievo di Zer, sì, cerco di rilassarmi. Lo devo fare per il diabete. Se mi faccio prendere dall'adrenalina o dalle emozioni incide sulla glicemia. È per questo che io spesso. Relax. L'adrenalina non fa fare effetto all'insulina. Quindi sale la glicemia. Luigi aveva già parlato del diabete per spiegare al suo professore come mai a volte reagisce con una risata oppure come se non gli importasse. Così Strangis aveva parlato del diabete e del perché evita lo stress. Oggi a Maria ha raccontato che non è solo la rabbia a dover evitare, ma anche il dispendio di energie per lui comporta l'ipoglicemia. In puntata, per esempio, spesso mangia zucchero perché sente che il livello della glicemia si sta abbassando. Maria ha fatto domande a Luigi sul diabete. Quindi lui ha spiegato: mi è venuto a 16 anni. Sono stati 5 mesi senza macchinetta. Il medico non mi diceva che avevo il diabete. Mi diceva che era lo sviluppo. Che stavo crescendo. All'inizio non è facile. Reagisce ogni persona a modo diverso. È molto. Maria era curiosa di capire come ha imparato a controllarsi. Ignorando che forti emozioni oppure un dispendio di energia crei problemi al diabete. Luigi ha imparato a controllare le emozioni e il suo corpo. Anche perché così riesce a vivere senza che il diabete gli crei problemi ed evitando anche che sia un peso per. Queste le sue parole. Lo devo controllare per forza. Non ho mai detto oddio, non faccio questo perché ho il diabete. Lo faccio. A modo mio magari. Ma cerco di stare rilassato al massimo. Però non funziona sempre. Meaning of a